Il dodicesimo rally Prealpi Master Show è ormai un classico appuntamento di fine anno per tutti i terraioli doc ed è inoltre il secondo appuntamento stagionale della serie Race Day Ronde Terra. Al via 125 equipaggi, tra cui spiccava il nome del pluricampione del mondo Juha Kankkunen, che poteva disporre della splendida Ford Focus WRC ufficiale DM Sport. La kermesse trevigiana è cominciata nella serata del sabato con una cena a base di spiedo offerta dall'organizzazione a piloti e addetti ai lavori. Grande la soddisfazione di Gabriele Favero, patron del Motoring Club e organizzatore della gara. Grandissima soddisfazione, me lo sono chiesto mille volte quali sono i motivi di questo successo. Ci sono tante, tante piccole cose messe assieme che decretano un successo incredibile, soprattutto in questi momenti di difficoltà per tanti. Vedo che per noi raggiungere il tetto massimo e oltrepassarlo non è mai nessuna difficoltà. Questo è gratificante al massimo per noi che crediamo in questa serie, in Race Day, nelle gare su terra. E la presenza anche di grandi campioni tipo Juha e la presenza di M Sport con la loro Focus ufficiale del mondiale testimonia una volta di più che questa è la strada giusta nel continuare a credere nelle gare su terra. Il nuovo tracciato della prova speciale, spostatasi nella zona di Soligo, ha decretato una pesante selezione, sin dal mattino su un fondo completamente ghiacciato causa la rigida temperatura invernale. KKK, pur guidando Guardingo, non ha avuto problemi a regolare la pattuglia dei possibili contendenti, aggiudicandosi una splendida vittoria assoluta. Secondo gradino del podio per il vincitore 2009, il vicentino Michele Piccolotto su Citroën Xara WRC, sempre velocissimo ma penalizzato da qualche errore di troppo. Cominciata malino stamattina col ghiaccio, non ci siamo proprio stati da nessuna parte, ci siamo girati quattro volte, perciò è stato un inizio difficile. La seconda prova invece abbiamo attaccato un po' di più, anche se era comunque sia un asfalto che una terra molto scivolosa. E abbiamo fatto direi un discreto tempo nel secondo passaggio. Il terzo passaggio, convinti di aggredire di più, ci è morta la macchina su un sinistra 2, perciò abbiamo perso del tempo. Alla fine, insomma, quel che conta è il divertimento per noi, insomma, che ci siamo divertiti. Eccellente la terza piazza assoluta ottenuta dal toscano Battistini su Peugeot 207 Super 2000, che ha ingaggiato un bel duello con l'austano Chantre, sempre su Peugeot 207 Super 2000, attuale leader della classifica di campionato. Il sammarinese Loris Baldacci ha sfoderato un'altra splendida prestazione, giungendo quinto assoluto e primo di gruppo N con la sua Mitsubishi Lancer Evo 9, occupando ora la leadership della classifica Under 23. Ottima anche la prestazione del giovane vicentino Edoardo Bresolin, con una Peugeot 207 Super 2000 al suo esordio in questa gara e anch'egli in lizza per la classifica Under 23 del Challenger Race Day. Bresolin si è piazzato al nono posto assoluto, precedendo il veterano Bruno Bentivogli, sempre alla guida della sua Fida Subaru Impreza. Sulla terra nel libidine, perché anche come adesso, che fai una prova ghiacciata, che vai ai 3 all'ora, sei sempre di traverso, non fai strada, ma la gente diventa pazza. Purtroppo la gente non capisce che non sei tu che porti la macchina, lei che va dove vuole, tu cerchi di non... eviti i fossi, eviti i sassi, eviti gli alberi, eviti i paletti e lei va, gira, è troppo bello, altro che asfalto, sulla terra bisogna andare a correre. Tra gli altri raggruppamenti Tiziano Nerobutto conduce tra le WRC A8 FA8, David Bizzozzero è al comando della follata A7 FA7 R3C R3D R3T, Andrea Daltoè conduce tra le A6 K10 Super 1600 R2B, Pasquale Madonna è in testa alla A5 K9 A0, mentre Marco Chiesura conduce in N2.
Il dodicesimo Prealpi Master Show si è concluso in modo spumeggiante sul palco d'arrivo di Sernaglia della Battaglia e, come dice il nome, è stato un grande show per i numerosi appassionati di questo sport che fin dall'alba si sono posizionati lungo tutto il percorso di gara. Il Challenge Race Day Ronde Terra riprenderà dopo la pausa natalizia con la seconda ronda della Val d'Orcia, che si disputerà a Radicofani il prossimo 29 e 30 gennaio.